Sono Stefanotto di Cinecittà News, una domanda per Carlo Vezzani. Il film è tratto dal libro omonimo di Marco Nozza. In che cosa il film si differenzia? Ci sono dei personaggi in più, dei personaggi in meno? Il libro di Marco Nozza naturalmente è un libro di 400 pagine, mi pare, ovviamente racconta quasi minuto per minuto e si occupa anche di coloro, degli ebrei che furono poi fucinati o massacrati e non residenti all'hotel Bena, in tutto furono 56 sul Lago Maggiore. A me è piaciuto agli sceneggiatori di concentrare tutto nell'albergo, perché questo in un albergo e quindi su un gruppo, il che non significava diminuire poi la dimensione della strage, perché fossero la strage anche due o tre, la strage non era importante perché di 56, perché allora poi a sua volta può apparire perfino piccola rispetto ai milioni di ebrei che sono stati massacrati. Quindi era questione di numeri, è parso giusto drammaturgicamente concentrare tutto nell'hotel Mena in quei giorni, che direi che il sostegno del Marco Rosa è stato fondamentale, ecco, anche per gli sceneggiatori, per costruire una vicenda in uno stretto numero di giorni e in un ristretto claustrofobico locale. Posso? Allora, una domanda alla signora Di Benedetto. Si sapeva che doveva farlo il film come regista Squitieri? Non lo sapevo. Sì, no, dico la stampa, sapeva. Qualcosa di più sulla querelle con Pasquale Squitieri? Beh, lui fa. Questa è la prima domanda. Poi un'altra domanda per il regista Rissani. Lei in particolare, nel film anche Mussolini Ultimo Atto, focalizza gli ultimi 2 anni di guerra in genere. Volevo sapere se il fatto della Repubblica Sociale Italiana, che cos'è che l'ha spinta a illustrare questi ultimi 2 anni. E poi per me è virato pochissimo però sull'aspetto veramente catastrofico dell'ultimo colpo di gola del nazismo, nel senso che è un Scusa, psicodramma domande che... brevi, devono fare tutti domande. No, Domande brevi. non ha Domande problemi. brevi. Sì, vabbè, ho terminato, era questo qui un po'. C'è un psicodramma riuscito in parte, però che non illustra benissimo la diabolicità del nazismo, a parere mio. Questa la domanda per Lisana è quella per me. Grazie. Come si è sciolto, no, era una per te, come si è sciolto, perché si è sciolto una sorta di... Si è sciolto molto civilmente, chiarendoci, Vizzani mi ha portato gentilmente una sceneggiatura e il libro di Marco Nozza che ho apprezzato, poi ha fatto una revisione che non ho per niente apprezzato. No, Ho detto Rizzani? Pensa a te. No, noi ridiamo un po', quindi, Squitieri, questo, la revisione che fece. Si può dire il cognome, sì. Squitieri. Squitieri, sì. No, anche perché lei ha detto tanto, diceva un po'. E questo, la revisione che ne fece Squitieri dopo la prima versione che mi portò, mi piacque, mi fece un sacco di domande, se era sicuro che volesse fare proprio questo film, mi ero sorpresa, lui mi disse sì, fece una revisione e non ero proprio d'accordo. Quindi, poi dopo tempo ci siamo messi finalmente d'accordo. Lui ha un ottimo rapporto con Rizzani, che è molto difficile non avere un ottimo rapporto con Rizzani, e tutte le cose si sono messe a posto.
per quanto mi riguarda. Voi, grazie. Sì, infatti c'è un fair play da noi autori. La prima cosa, quando Hilda mi disse, no, perché non credessi alle sue parole, era doveroso farlo. Una volta, non c'entra col film, ma una volta Carlo Ponti, per il film Girasoli, che doveva fare De Sica era malato, mi diede in un copione, dice, leggi da Roma, esci dall'ufficio col copione nascosto, perché se no si pensa che c'era, no, dico io esco col copione, ma sai sicuro che la prima cosa che farò domanderò a De Sica se veramente malato da non poter girare il film, e lui disse sì, naturalmente, infatti io avessi il copione comunque, perché se De Sica fosse malato guadagnavamo tempo, vedete? La prima cosa che fece andare da De Sica, tu sei malato, sono ancora, no, dice sto meglio, sono ancora, basta, e quindi si chiuse la porta. La stessa cosa ho fatto con Spiedieri, cioè tu sei, non sei d'accordo sulle versioni che la produzione vorrebbe, cioè ha sciolto veramente il codato benissimo, l'unica cosa è l'unica che vorrei però mantenere il nome in sceneggiatura, e siccome io vengo da una lunga storia in cui, se vedete la storia poi mia del cinema, le filmografie, e spesso ci sono film 5, 6, 8, 10 film sui film, perché è sempre per il fair play dell'autore, per cui anche un giorno uno diceva una battuta, cioè, quindi io ho riconosciuto che non si poteva dire Spiedieri no, il nome non deve apparire, e quindi il suo nome appare, ma il film è naturalmente molto diverso da quello credo che lui avrebbe fatto. Per quanto riguarda, quindi no, questo è un supplemento, completa, invece le due domande per me sono, la prima era... gli ultimi 2 anni della guerra. Ah sì, perché gli ultimi 2 anni di guerra hanno coinciso, ovviamente l'inconscio, la persona, sono quei 2 anni che ho vissuto personalmente con l'angoscia, perché anch'io dopo l'8 settembre sembrava che la guerra fosse finita, invece il fatto che riprendesse, il fatto che riprendesse addirittura con maggior ferocia, il fatto che si scomponesse il quadro della politica italiana, giovani che erano stati fascisti che invece poi diventavano partigiani, e giovani che invece, dice, finalmente è arrivato il fascismo rivoluzionario, quello anticapitalista, antiborghese, dove andiamo alla Repubblica Sociale, tutto questo l'ho vissuto, insomma, e quindi quei 2 anni che si concludono, che anche in Maria José Ultimo Atto io ho trattato, ho fatto quel film proprio perché mi è piaciuto vedere ai vertici come fu vissuto l'8 settembre, perché l'8 settembre è proprio lo spartiacque tra 2 epoche della storia italiana, per questo di 2 anni. Per quanto riguarda la ferocia, beh, lì quello, ci sono vari modi di ferocia, certo vedere un vagone piombato, vedere una camera a gas inevitabile, vedere cose più atroci di quelle che io mostro, però bisogna sempre partire che ogni contestualizzare, così come le leggi razziali del 38 non è che portarono a uccidere, però fu atroce essere espulsi dalle scuole, eccetera. Il Hotel Mena rappresenta un gioco del perverso, del gatto col topo, cioè si gioca proprio la psicologia, li lasciamo, no, forse sì, forse no, finché poi c'è. E direi che nella scena ultima in cui si vedono questi morti sott'acqua c'è forse il culmine di un'emozione di quella che è stata una tragedia. Di più penso che in quel microcosmo dell'albergo, in quelle date che ci eravamo scelti, era difficile dare. La condanna credo che emerge dal latino sia forte lo stesso, anche se non si vedono appunto le camere a gas o i prigionieri torturati, insomma la tortura psicologica.